Giove pluvio, schiena bruscamente Eupalla, in onda di pioggia il prato del Città degli Ulivi e fa interrompere la sfida a reti intonse fra Bitonto e Francavilla in Sinni all'undicesimo del secondo tempo per impraticabilità del campo. Mister Valeriano Loseto presenta un reparto arretrato ormai standard con Tangorre e Chiaradia Pendolini, diga centrale con Silletta e Gomes. In mezzo Clemente sarà metronomo per meno di 20 minuti, con i gladiatori Mariani e Ungred accanto ad arare ampie porzioni di prato. Davanti spazia il tridente Palazzo, Maffei e Figliolini. L'ex Claudio De Luca sistema i sinnici con Liso in porta, Di Ronza ed Esposito centrali difensivi, Meliglio immarcabile sulla fascia, Gentile a servizio di Marconato e De Marco. Il segmento di match giocato sarà una battaglia a viso aperto con incessanti capovolgimenti di fronte. 120 secondi, punizione tagliata di Meliglio che sorvola la traversa. Al settimo, rapido controgioco nero-verde e pallonetto inferace di Palazzo dai 35 metri. Un minuto e botta chilometrica di Pezzi, sfera che sibila accanto al palo. Ripartenza letale dei Leoncelli al 22esimo, Maffei per Palazzo nel cuore dell'area, destro secco e il guantone di Liso, in collaborazione col palo, sventa. Poco prima della mezza, Marconato dai 25 metri di sinistro, doma il cuoio Petrarca. Minuto 32, palla persa al limite, destro di De Marco a fil d'incrocio. Al settimo dell'intervallo, corner e inzuccata in tuffo di Marconato, fuori di un soffio. Terzo di recupero, piazzato arcuato di Chiaradia da sinistra, testata parabolica di Figliolia, sfera scacciata dalla riga bianca da Pezzi. Nella ripresa, prima che il cielo si rabuiasse tremendo e il diluvio avesse la meglio, altre due occasioni per i bitontini. Al terzo mancino rasoterra del talentuoso gravinese, blocca Liso. Al settimo, siluro radente di Maffei su calcio da fermo. L'estremo difensore lucano para sicuro. Poi la passeggiata in piscina sotto l'ombrello del signor Petrov di Roma 1 con l'oracolo ineluttabile del lancio, per vero dire anomalo, del pallone inerte sulle pozze d'acqua. Ed ora saranno le due società ad accordarsi sulla data di recupero degli ultimi 35 minuti in base alle rispettive esigenze di calendario.